Buonasera, buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con Terzo Tempo Live. Ci occuperemo diffusamente del campionato di Serie D, seconda giornata del girone di ritorno nel girone F. Ben 33 i gol realizzati con due derby in programma. L'Avezzano ha battuto l'Avestese 3-2, finale all'insegna però del Patos, con l'Avezzano che aveva praticamente chiuso il match, poi riaperto da due gol della Avestese. Dicevamo appunto un finale all'insegna del Patos, una vittoria importante per i marsicani, la prima del 2018. Il Francavilla ha battuto i nero stellati 1-0, il verdetto finale 14esima sconfitta in 19 partite per la matricola di Pratola. Il quadro completo dei verdetti della giornata di oggi: Agnonese e Fabriano 1-0, Avezzano batte Vastese 3-2, Campobasso Monticelli 3-0, Castelfidardo San Giustese 3-2, Francavilla nero stellati 1-0, L'Aquila Vis Pesaro 2-2, Matelica San Nicolò 2-0, Recanatese Jesina 5-1, San Marino Pineto 3-3 con la rimonta del San Marino sotto di due gol grazie alle reti di Guidi e di Cinque, autore quest'ultimo di una doppietta. In testa il Matelica con 47 punti, Vis Pesaro 44, dunque tre lunghezze di vantaggio per la squadra capolista che ha riscattato il KO di Pineto di domenica scorsa. La Vis Pesaro invece è stata raggiunta proprio nel finale all'Aquila da un gol di Boldrini. Vastese 37 punti, Avezzano quarto posto per la squadra di Federico Giampaolo. Tra poco avremo in collegamento, anzi ce l'abbiamo già, il presidente Gianni Paris. Leggiamo la classifica: Avezzano 33, Pineto e San Giustese 30, Francavilla, San Marino, Campobasso e Castelfidardo 28, L'Aquila 27, Agnonese 21, Jesina 19, San Nicolò 18, Recanatese 15, Fabriano 14, Monticelli 12, nero stellati 7 punti, una partita in meno per Francavilla e Monticelli che sarà la prossima avversaria dell'Avezzano. Parliamo di questa partita. Buonasera Gianni Paris. Buonasera Massimo, buonasera a tutti voi. Prima vittoria del 2018, una partita dominata per lunghi tratti, finale però all'insegna del Patos. Sì, 80 minuti con una sola squadra in campo e gli ultimi 10 veramente da sentirsi male, però questo probabilmente è il calcio, il bello e il brutto del calcio, dipende dai punti di vista. Quindi alla fine insomma tutto è bene quel che finisce bene, presidente, insomma era disteso a fine partita, sì? Sì, sto recuperando le tensioni della partita, di tutta la settimana, abbiamo vinto lo scontro diretto in chiave playoff. E quindi questi non sono tre punti, ma sono sei punti dal punto di vista sia della classifica che del morale. Tra l'altro nell'ultima partita, nell'ultima trasferta di Iesi, insomma, la sua squadra aveva praticamente regalato la vittoria, no? Eh sì, aveva giocato come gli ultimi 10 minuti di oggi, quindi aveva deciso di vestire i panni di Babbo Natale. Per fortuna che la Befana è riuscita a regalarci almeno il pareggio a Iesi, perché insomma era assurdo regalare quello che abbiamo fatto in terra marchigiana. Oggi la sorte ci ha aiutato, perché era giusto vincere la partita e così è stato. È stata comunque una gran bella partita, no presidente? Mi pare di capire. Sì, senza tatticismi, senza ostruzionismi di sorta, due squadre che hanno affrontato il derby a viso aperto e poi tutto quanto si è concluso con uno spettacolo vero. Il calcio oggi ha vinto, perché 5 gol e un tanto bel gioco che abbiamo messo in atto noi per tre quarti di partita ha dimostrato insomma cosa è veramente il calcio. Oggi chi ha perso il prefetto della provincia dell'Aquila e il questore della provincia dell'Aquila. Hanno preso una decisione a occhi chiusi, non hanno neanche interpellato i due presidenti, me e Bolami, hanno preso una decisione contraria a quello che era invece il parere dell'osservatorio della Lega, che invece aveva espresso il parere favorevole. Io vorrei dire al prefetto e al questore di venire a fare il presidente dell'Avezzano Calcio per un mese. Ecco presidente, io volevo proprio farle questa domanda, lei mi ha anticipato, ma secondo lei perché è stata presa questa decisione? Perché secondo me avevano
dei libri giornali troppo vecchi e quindi hanno fatto una somma di situazioni nel derby Avezzano Cassese e hanno preso gli ultimi 30 anni di vita che quindi hanno contrassegnato qualche episodio negativo. Ovviamente non è così che si può adottare il metodo, perché non si può mandare la tifoseria dell'Avezzano Calcio all'Aragona e non mandare i Vastesi, che meritavano di venire ad Avezzano visto il buon campionato che stanno facendo i biancorossi, al De Marzi. E questo è quello che fa male oggi al calcio, questa incapacità da parte dello Stato, da parte delle istituzioni, di capire dove va il vento. Quando lo Stato riuscirà a capire dove va il vento, farà meglio lo Stato. Sì, anche perché se poi insomma si svuotano sempre di più gli stadi in Italia, questo è uno dei motivi, no? Certo, anche perché quando si adottano provvedimenti senza il lume della ragione, è ovvio che qualcosa di sbagliato c'è, e probabilmente che cosa succede? Che quando gli uomini si siedono dietro le scrivanie non hanno ben presente quello che fanno gli uomini che invece si svegliano la mattina alle 7 e lavorano per 16-18 ore al giorno. Anche perché mi pare di ricordare, insomma, il confronto che è andato all'Aragona, mi pare che non sia accaduto nulla tra i tifoseri, o mi sbaglio? È così come dici tu, e quindi ha ragione di quello. Noi avevamo già spedito alla Vastese 200 biglietti, la società aveva venduto 180 biglietti e infatti poi hanno dovuto restituire il denaro ai tifosi, e questo ovviamente non si spiega nell'ottica che poi il calcio è qualcosa che deve essere strettamente legato al sociale. Quando il sociale viene perso di vista, perde anche lo sport in generale. Assolutamente, peccato, perché sarebbe stata sicuramente una grandissima, bellissima festa. Lo sport allo stadio De Marzi di Avezzano, tra l'altro due squadre che hanno dato vita a una grande partita che ha arriso, il cui risultato ha arriso ai colori biancoverdi. Tra l'altro quarto posto in graduatoria, la prima vittoria del 2018, abbiamo detto, dopo due sconfitte ed un pareggio. Prossimo impegno a Castel di Lama contro il Monticelli, che è stato oggi travolto dal Campobasso, Presidente. Domenica la squadra deve dimenticare in fretta i 10 minuti di oggi e i regali che abbiamo fatto ieri. Adesso abbiamo un imperativo, quello di consolidare play-off. Per farlo dobbiamo veramente non pensare alle problematiche degli avversari, delle società che andremo ad affrontare, ma dovremo respirare bene l'aria del nostro spogliatoio, la forza del club, la forza di un certo tipo di obiettivo che chiaramente deve dare energia a tutti, dalla squadra allo staff tecnico, alla società, per consolidare e migliorare la posizione in classifica. Presidente, ma a fine partita ha festeggiato come al solito oppure oggi non aveva voglia? No, ho festeggiato come al solito, ho cercato di farmi bagnare meno, perché vengo da un periodo febbrile e ho capito. Era il caso di non regalare agli altri giorni febbrili ancora del Presidente. Quindi non ha esagerato, diciamo così. No, mi hanno bagnato appena. Perfetto, grazie Presidente, grazie, è stato un piacere come sempre. Buon lavoro. Grazie ancora a Gianni Paris, presidente dell'Avezzano. Complimenti alla squadra marsicana di Federico Giampaolo. 3-2 il verdetto finale. Ricordiamo i marcatori: Dos Santos 1-0, raddoppio di Deramo, che sta disputando un grandissimo campionato, un giovane centrocampista classe 1999 che è stato ancora di più valorizzato da Federico Giampaolo. Pellecchia per il Tris dell'Avezzano, e poi c'è stata la rimonta della Vastese con Leonetti e De Feo, rimonta che però non è stata perfezionata, ma negli ultimi 10 minuti davvero ha rischiato tanto la squadra di Federico Giampaolo, così come ha detto a microfoni accesi al telefono il presidente Gianni Paris. Abbiamo archiviato questo derby. L'altro derby ha riso alla Francavilla, il Francavilla ha battuto la Matricola di Pratola Nero Stellati 1-0, ha deciso Romeo, il difensore centrale, negli minuti iniziali della contesa. Andiamo all'Aquila, perché l'Aquila ha pareggiato 2-2
2-2 proprio allo schedere la rete della pareggio firmata da Boldrini. Questa è la sequenza dei gol. Vi spesero il vantaggio con Cruz, poi la pareggio di Boucher, Ridolfi per il nuovo vantaggio della squadra ospite che è stato annullato proprio allo scadere da Boldrini. Ascoltiamo l'intervista realizzata a fine partita dal nostro inviato Enrico Giancarli al tecnico dell'Aquila Battistini. Analisi della partita con Battistini. Battistini, il cuore oltre l'ostacolo, un gol clamoroso al 90esimo che va un po' a sintetizzare la stagione dell'Aquila. Sì, hai sulle parole giuste, un gol quasi inaspettato a un certo punto, ma cercato, voluto da questi ragazzi che hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo contro una squadra straordinaria come la Vispesaro. E tutte le sue azioni oggi erano comunque andate a svantaggio, soprattutto per merito dell'avversario, e siamo stati bravi a reagire, a non mollare e a crederci fino in fondo. Una battuta sull'azione del gol del pareggio, perché quello che ha fatto Cafiero credo strepitoso. Sì, perché poi si è sganciato anche da centrale, in quel momento gioca centrale difensivo, eravamo con la difesa a 4, ha proprio cercato questa azione, come l'ha cercata Boldrini con quel tiro voluto che solo un campione come lui per questa categoria può fare così al 90esimo. Quindi io voglio fare applausi a loro, ma a tutti quelli che hanno mollato. Ho visto tanta gioia negli occhi dei miei ragazzi e questa è una botta alla linea che ci voleva. Abbiamo il collegamento telefonico Micciola, DS della Vastese. Buonasera Micciola, come va intanto? Buonasera a voi. Non benissimo, buonasera. Insomma, per il risultato finale, no? Non bene. Non bene, anche se nel finale avete rischiato, tra virgolette, di rimettere a posto le cose. Pronto? Sì, mi senti? Non so, abbiamo qualche problema nel collegamento telefonico. Mi ascolta Micciola? Sì, sì, adesso ecco, sì. No, dicevo che nel finale, forse si è svegliata tardi la Vastese oggi? Sì, abbiamo avuto una buona reazione sul 3-0, abbiamo preso due pali, abbiamo fatto due gol, meritavamo qualcosa in più, però il calcio è questo, accettiamo la sconfitta e lavoriamo per migliorare e domenica, sperando che arriva questa vittoria per domenica. Che cos'è, un momento di flessione per la Vastese? No, sinceramente non, io sono fiducioso perché ho visto, anche se l'abbiamo perso, però ho visto una buona reazione da parte della squadra. Sinceramente meritavamo qualcosa in più, però come ho detto, ripeto, l'accettiamo questa sconfitta e dobbiamo lavorare. E niente, penso che con il lavoro possiamo evitare degli errori che abbiamo commesso oggi, sperando che non si ripetano più. Ecco, l'unica cosa, cioè dal punto di vista proprio aritmetico, se vogliamo, due partite, nelle ultime due partite, 7 gol subiti, una enormità. Sì, sì, è vero, è vero. Dobbiamo migliorare in questo. Oggi abbiamo avuto anche un'altra espulsione, siamo rimasti in 10 per un periodo della partita, dobbiamo migliorare anche negli atteggiamenti. È la partita giusta per reagire, quella di domenica prossima col Pineto, anche se il Pineto viene da 15 risultati utili consecutivi, 6 vittorie e 9 pareggi. Sì, affrontiamo una squadra ostica sicuramente. Però noi giochiamo sempre per vincere e ripeto, la settimana viene, ci mettiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto e vediamo, aspettiamo il Pineto, vediamo un po' domenica. Beh, però insomma Micciola chiaramente è un po' arrabbiato con la squadra, immaginiamo. No, con la squadra no, però qualche atteggiamento va evitato, sinceramente, come quello dell'espulsione, perché non si può prendere un'espulsione in questo modo e quindi mi danno fastidio questi comportamenti, punto. Perfetto, perfetto, grazie al DS della Vastese Micciola, sempre molto gentile e disponibile nei nostri riguardi. Dunque abbiamo ascoltato anche un rappresentante della Vastese dopo questo derby. Avezzano Vastese terminato 3-2 per i padroni di casa, c'è stata una reazione ma solo nel finale da parte della squadra di Colavitto, grazie gol di Leonetti e De Feo. Abbiamo sentito anche dalla viva voce del DS Micciola qualche recriminazione, o meglio
meglio, qualche critica, sarebbe più giusto definirla così, nei confronti della sua squadra, soprattutto in occasione della espulsione che sicuramente ha dato un vantaggio alla formazione di casa in quel momento della partita. Stavamo parlando di L'Aquila Bispesa, Pesaro, abbiamo sentito il commento a fine match di Battistini. L'Aquila ha fermato la vice capolista di questo girone, la Miss Pesaro, al 90° il gol del 2-2 firmato da Boldrini. Allora sentiamo l'allenatore della Miss. Nel tempo con il risultato più largo. Nel secondo tempo, ma non credo che sia stata questione di rilassamento, forse un po' più di cattiveria, un po' più di rabbia e nel gestire una partita che si poteva gestire. Nulla compromesso, no? No, ma manca 15 partite, qualsiasi poi sarà il risultato del Matelica, pareggiare l'Aquila ci sta abbondantemente, cioè nel senso che non penseremo mica di vincere tutte le partite qua alla fine. Ci proviamo sicuramente, però può capitare di fare un pari all'Aquila. E sicuramente per come è venuta la partita un po' di rammarico ce l'abbiamo. Così dunque l'allenatore della Vis Pesaro, Giancarlo Riolfo. Dunque 2-2 tra L'Aquila e Vis Pesaro. Stiamo cercando di metterci in contatto con il DS del Pineto, Roberto Giammarino. Davvero una vittoria buttata alle ortiche per la squadra di Daniele Amaulo, dalla squadra di Daniele Amaulo che era in vantaggio 3-1. Questa è la sequenza di gol, 5 il vantaggio dei padroni di casa del San Marino, poi il pareggio di Mariani, l'1-2 di Esposito, l'1-3 siglato da Tomassini sembrava praticamente fatta, invece poi ci sono stati i gol di Guidi e di 5, 3-3 il risultato finale. Ricordiamo 33 gol realizzati in questa giornata, la seconda del girone di ritorno del campionato di Serie D girone F. Diamo ancora uno sguardo ai risultati di questo turno, ricordando che domenica prossima saranno ben 3 i derby in programma nella terza giornata, vale a dire Nero Stellati L'Aquila, Vastese Pineto e San Nicolò Francavilla, mentre come detto l'Avezzano sarà di scena a Castel di Lama contro il Monticelli. Allora diamo uno sguardo ai risultati e poi magari cercheremo di contattare nuovamente Roberto Giammarino, il tempo è tiranno, non so se ce la faremo. Questi risultati della 19ª giornata: Agnonese Fabriano 1-0, Avezzano Vastese 3-2, Campobasso Monticelli 3-0, Castel Fidardo San Giustese 3-2, Francavilla Nero Stellati 1-0, ha deciso Romeo, L'Aquila Vis Pesaro 2-2, Matelica San Nicolò, la prima sconfitta per Fabio Montani sulla panchina del San Nicolò, non era facile la vigilia, insomma il Matelica è la capolista, protagonista indiscussa, indiscutibile di questo girone, ha subito solo 2 KO, l'ultimo dei quali proprio a Pineto domenica scorsa, non perdeva tra l'altro prima di quella sconfitta da 3 mesi e mezzo, dal 17 settembre 1-2 contro la Jesina, e oggi è tornato al successo l'11 del Matelica 2-0, gol di Magrassi e Losicco. Ma abbiamo recuperato Roberto Giammarino, DS del Pineto, per parlare di questo incredibile pareggio. Io non ho visto la partita, però sembrava una gara in pugno, sembrava finita 3-1 per il Pineto, alla fine 3-3 con i gol di Guidi e 5. Quanto rammarico, Roberto? Tantissimo, immaginiamo. Fa male, è un pareggio che suona come una sconfitta. Purtroppo a 2 minuti dalla fine abbiamo subito un Eurogol da 25 metri di una bellezza devastante. Purtroppo nell'ultima azione hanno buttato una palla dentro l'area, la Mischia, c'erano 7-8 giocatori, l'hanno stoccata, spizzata e finita in porta. Peccato perché era proprio finita la partita, già c'era successa con l'Aquila, la vittoria sfumata all'ultimo minuto, ci ha fatto male, peccato perché avevamo gestita noi la partita bene, tranne i primi 10 minuti abbiamo approcciato male la gara, ma poi dopo 10 minuti in svantaggio di 1-0 abbiamo recuperato, l'abbiamo gestita e dispiace, però è il difetto di questa, purtroppo di questa squadra.
Sono punti che possono rivelarsi poi pesanti, no? Perché è vero che venite da una lunga serie di risultati utili consecutivi, 15 se non vado errato, 6 vittorie e 9 pareggi, però poi alla fine possono pesare, no? Assolutamente sì, oggi era una partita già vinta, ma anche meritatamente sul campo. Chiaro che prendere gol a 2 minuti dalla fine, 2 gol, 2 azioni sporadiche, perché San Marino non aveva fatto nulla durante il secondo tempo, la partita l'avevamo in pugno noi. Il calcio è così, purtroppo, quando meno te l'aspetti, era praticamente stavamo tirando i titoli di coda. Sicuramente ha fatto male, però i ragazzi li abbiamo rincuorati, sanno che dobbiamo migliorare sotto questo aspetto e sono sicuro che ci rimetteremo subito all'opera per far bene, per cercare di far bene anche a Vasto. Ecco, ricordiamo che il Pineto, l'ultimo KO il 24 settembre, 4-3 a Morrodoro contro il San Nicolò, 15 risultati utili consecutivi, come già ricordato, 6 vittorie e 9 pareggi. Domenica prossima, derby all'Aragona di Vasto, Vastese che viene da 2 sconfitte consecutive, oggi ha perso per gran parte della partita male, poi però ha rischiato anche di pareggiare negli ultimi 10 minuti, insomma ha anche colpito 2 pali, una Vastese che però subisce tantissimo nelle ultime 2 partite, ben 7 gol, Roberto. Sì, effettivamente qualche problemino ce l'hanno, però il calcio è così, ci devi credere fino alla fine, ma noi l'avevamo gestita bene la gara. Ha riaperto tutto questo Eurogol da 25 metri, aggancio di tacco e tiro sotto l'incrocio, ma veramente un gol bello da Cineteca. È chiaro che poi si sono ributtati tutti in avanti, noi l'abbiamo, era fallo laterale a nostro favore, mancavano 20 secondi, ci hanno anticipato sul fallo laterale, hanno buttato dentro questa palla che poi è passata sulla testa di Marco Pomante, il portiere diciamo che la poteva prendere, però l'ha ingannata una finta di un attaccante che ha tagliato sul primo palo e poi alla fine il calcio è così. No, ma possiamo dire così, Roberto, che il Pineto è una squadra molto giovane, probabilmente non ha quella malizia che servirebbe nei momenti topici della partita, perché mi dicevi di una palla praticamente persa ingenuamente, no, se non ho capito male. No, era un fallo laterale, Fiumara l'ha battuta su Pezzotti è stato anticipato, forse se la metteva lunga su Farias, ecco, che è più bravo a proteggere il pallone, cioè poi il calcio col segno di poi diventa tutto facile, certo. Però diciamo che un plauso alla squadra, perché andare a San Marino e fare 3 gol a 2 minuti dalla fine, vincere 3-1 poteva essere un segnale importante, però noi siamo consapevoli della nostra qualità e dei nostri difetti. Stiamo cercando di migliorarci, Marianeschi oggi insieme a tutta la squadra ha rifatto una grande partita, peccato perché ci avevamo messo la bocca, però la bellezza del calcio è questa, purtroppo. Assolutamente, la bellezza del calcio è proprio questa, tra l'altro parlavi di 5 che credo abbia avuto trascorsi, se è lui, a Chieti qualche anno fa. Sì, credo di sì. È un attaccante del 91, quindi comunque non è giovanissimo, insomma. No, ma il San Marino è una squadra importante, costruita per far bene, per vincere, diciamo che era partita per vincere, certo. Per fare un campionato importante, lo sta anche facendo, alla fine c'ha 28 punti. A San Marino non è facile giocare, il campo è grande, quindi le qualità tecniche vengono fuori, ripeto. Avevamo fatto una grande partita e ci dispiace perché i punti erano meritati. Ci mancano di nuovo 2 punti che si aggiungano a quelli che abbiamo perso con l'Aquila, Monticelli e altre partite. Però diciamo, ecco, quanti punti realmente mancano alla classifica del Pineto secondo Roberto Giammarino? Secondo me ne mancano almeno 7-8. 7-8 punti? Sì, perché i punti svaniti alla fine, agli ultimi minuti, col Monticelli. Sareste terzi in classifica? Saremmo lì, insieme alla Vastese. Però non siamo lì e quindi dobbiamo pedalare. Assolutamente. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Però continua la serie utile, questo è importante, sono sempre 15 risultati utili consecutivi, certo rimane il rammarico per quello che avrebbe potuto essere e non è stato. Io ti ringrazio Roberto e ne approfitto per ricordarti che domani Promesse Vincenti sarà proprio a Pineto e si occuperà del settore giovanile del Pineto, quindi ci vedremo domani. Ci vedremo e sarò presente, molto, molto lieto di ospitarvi.
Assolutamente, grazie, 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 grazie Roberto. Grazie a Roberto Giammarino, DS del Pineto. Abbiamo parlato di questo rocambolesco 3-3 maturato nei minuti finali proprio della partita di San Marino. Negli ultimi due minuti sono stati due gol che hanno permesso ai padroni di casa di riequilibrare le sorti della contesa, una partita ampiamente dominata dalla squadra di Daniele Amaulo. Comunque sono sempre 15 risultati utili consecutivi, ripetiamo, 6 vittorie e 9 pareggi, non perde dal 24 settembre, 4-3 il Pineto a Morrodoro campo neutro contro il San Nicolò. Possiamo dare uno sguardo, prima di occuparci brevemente del Pescara, anche ai risultati del campionato di eccellenza. Vediamo che cosa è successo. 21esima giornata, quarta del girone di ritorno, Acque Sapone Alba Adriatica 0-2, Capistrello Penne 0-1, Chieti Amiternina 1-0, quarta vittoria consecutiva per la gestione Umberto Marino, Cupello River Chieti 2-1, Giulianova Spoltore 3-0, Martinsicuro Angolana 2-2, Miglianico San Salvo 0-0, Montorio Paterno 1-1, Torrese San Buceto 1-0. Vediamo ora la classifica del campionato di eccellenza. Giulianova in testa con 46 punti, più 5 sul Chieti a quota 41, Martinsicuro 39, Paterno 37, Torrese 36, Angolana 32, San Buceto, Acque Sapone e Capistrello 31, Spoltore 30, Alba Adriatica 29, Penne 28, Cupello 24, Amiternina 19, Montorio 18, Miglianico e River Chieti 15, chiude il San Salvo con 11 punti, dicevamo, nel campionato di Serie D. Prima di chiudere, domenica prossima 3 i derby in programma nel quadro della terza giornata del girone di ritorno, vale a dire Nerostellati L'Aquila, Vastese Pineto e San Nicolò Francavilla. L'Avezzano sarà di scena a Castel di Lama contro il Monticelli. Eccolo qui il quadro completo degli incontri, lo leggiamo integralmente: Agnonese Castelfidardo, Fabriano Campobasso, Jesina Matelica, Monticelli Avezzano, Nerostellati L'Aquila, San Nicolò Francavilla, San Giustese Recanatese, Vastese Pineto e Vis Pesaro San Marino. Ricordiamo altresì che riprenderà il suo naturale cammino il campionato di Serie B dopo più di 3 settimane di sosta, 23 giorni per la precisione. Sabato il match allo Zaccheria di Foggia, di fronte Foggia e Pescara, un Foggia rivoluzionato in sede di mercato. Il Pescara ha ingaggiato, lo ricordiamo, Gravion, domani il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra. Arriva a titolo definitivo dall'Inter, difensore centrale che ha maturato un'esperienza in Serie A, non con tanta fortuna, dobbiamo dire, soltanto 2 presenze quest'anno nel Benevento. Viene appunto dall'Inter, lo scorso anno campione d'Italia con la formazione primavera nerazzurra allenata da Stefano Vecchi, era compagno di squadra di Carraro, sarà a disposizione di Zeman a partire dalla giornata di domani. Per quanto riguarda le cessioni, addirittura d'arrivo la trattativa col Crotone per la cessione in prestito oneroso, 300.000 euro più riscatto, diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro. Dunque Ahmad Ben Ali nei prossimi giorni si trasferirà a Crotone, adesso si dovrà mettere d'accordo col Crotone, naturalmente deve prima rinnovare il contratto in scadenza col Pescara 30 giugno 2019, altri 3 anni di contratto, e poi naturalmente cercherà di trovare l'intesa economica col Crotone, ma ormai la trattativa può essere definita conclusa, deve essere solo perfezionata. L'accordo è stato trovato tra i due club, prestito oneroso, ripetiamo, con diritto di riscatto che potrà essere o meno esercitato dal Crotone a fine stagione. Dobbiamo chiudere qui, sono le 18:02, è tutto per questo appuntamento con Terzo Tempo Live. Ci siamo occupati diffusamente del campionato di Serie D. Grazie e buona serata.